terzo polo come dire, una soluzione ottimale per garantire i servizi nell'ambito della Bannerina, dello Spoletino e di tutto quanto è collegato. Sono 5 ospedali, abbiamo circa 560 posti letto nella disponibilità, 2 ospedali per acuti, DEA di primo livello, quindi Spoleto e Foligno, che avranno compiti diversi per avere un bacino d'utenza di 150.000 abitanti, che garantisce un'operosità efficace ed efficiente, ma che soprattutto dà la possibilità di erogare prestazioni ad alto livello in tutto quanto il bacino. Quindi una separazione fra un ospedale che segue prevalentemente l'emergenza urgenza, quindi Foligno, con i suoi 300 e passa posti letto, mentre su Spoleto, dove comunque sia ci sarà l'emergenza urgenza, quindi pronto soccorso, come c'è sempre stato, nel rispetto della norma, per un DEA di primo livello, questo va detto e va sottolineato, ci sarà la chirurgia, la week surgery, day surgery e quant'altro, ma si dedicherà all'elezione, quindi alla chirurgia programmata e a tutto quanto e quelli che sono i servizi che sono evidentemente le necessità principali del territorio. Va detto e sottolineato che tutti quanti gli umbri che entrano in ospedale la mattina non ci vanno per essere ricoverati, ma ci vanno per avere dei servizi. Quindi la prerogativa principale, soprattutto in un momento come questo, di difficoltà per quanto riguarda le liste d'attesa, che peraltro stiamo recuperando. Ricordo a me stesso che siamo partiti a 280.000 prestazioni e siamo arrivati come residue a 62.000 prestazioni, quindi siamo in netto recupero. Per fine anno contiamo di ottenere un buon risultato. Quindi più del 90% delle persone che entrano in ospedale ci vanno per avere dei servizi e non per essere ricoverati. Questo significa che riorganizzare e rendere più razionale quelle che sono, diciamo, le strutture ospedaliere vuol dire dare un migliore servizio e erogare prestazioni di qualità. Assessore, tornando al terzo polo ospedaliero, in termini di punti nascita, come sarà sviluppata l'area materno-infantile? Ma guardi, ci saranno tutti i servizi, salvo il punto nascita che è stato negato dal governo centrale, su Spoleto evidentemente. Continueremo ad avere, fortunatamente dico io perché siamo sotto i 1000 parti anche su Foligno, il punto nascita su Foligno, che è un punto nascita d'eccellenza, dà tutte le garanzie con la neonatologia, con la pediatria necessarie e sufficienti a che ci siano dei parti in sicurezza e di conseguenza diciamo, c'è stata questa revisione non voluta da noi ma imposta dal governo centrale perché eravamo evidentemente sotto i 500 parti anno. E facciamo solo una valutazione in prospettiva, avessimo avuto tutti e due i centri, tutti e due i punti nascita efficienti, li avremmo chiusi entrambi perché con 800 parti all'anno su Foligno saremo sotto i 500 in entrambi gli ospedali.